L'Istituto Ambrosini di Favara apre le porte al territorio, questa volta per un tributo ad un'importante figura quale quella di Totò Schifano. Un omaggio a un grande maestro, un omaggio a Totò Schifano, a cui l'Istituto Gaspare Ambrosini di Favara, l'Istituto Alberghiero, deve molto, anzi moltissimo. Un artista appassionato, un maestro della cucina, un trascinatore. Un uomo entusiasta, capace di coinvolgere nelle sue iniziative tantissimi giovani che hanno seguito il suo esempio, che si sono affermati come professionisti. Ci sentiamo orgogliosi di essere favaresi quando fuori da Favara ci riconoscono associandoci a Totò Schifano. Il suo nome lo conoscono tutti ed è con grande senso di responsabilità, ma anche con profonda ammirazione, che oggi tenteremo di ricostruire la sua poliedrica personalità, soprattutto il suo essere un amante della cucina, del gusto, della letteratura abbinata alla cucina. Lo ricorderemo come educatore, come grande formatore di giovani commis che con il suo esempio e con il suo rigore sono riusciti a diventare bravissimi professionisti. Quali le iniziative di questa manifestazione? Durante questo pomeriggio gli dedicheremo un omaggio attraverso la proiezione di video, di frammenti, di quaderni scritti da Totò Schifano ed editi da Medinova. Giorno 28 e 29 ospiteremo il trofeo Totò Schifano, cui competeranno cuochi, chef della Federazione Italiana Cuochi. Durante la settimana all'interno di ciascuno dei nostri laboratori verranno riproposti in suo ricordo i piatti che lo hanno reso famoso e che lui preparava con cura quasi maniacale. Lo faremo non soltanto nel segno del ricordo e dell'omaggio a lui, ma soprattutto per provare a creare dei nuovi maestri che portino il suo segno, come lui tanto ha cercato di fare con moltissimi giovani. Preside, qual è il suo ricordo di Totò Schifano? Io parlerei prima dei sentimenti. Era una persona molto sensibile, sempre pronta e disponibile, che amava il suo lavoro e soprattutto gli alunni. Io lo vedevo come un padre nei loro confronti. Stava attento se venivano a scuola, se si assentavano, telefonava alle famiglie. E poi una persona tenace, caparbia, che riusciva a raggiungere tutti gli obiettivi che si proponeva. Un ricordo di Totò Schifano. I ricordi ce ne sono tantissime. Capisco che ci sono state anche mie colleghe, ci sono ancora da parlare ed è giusto che non diciamo le stesse cose, quindi io mi vorrei soffermare quello che ha fatto per l'associazione di Agrigento, perché è nata con lui e con il mio aiuto, anche quel piccolo aiuto che ci ho potuto dare, e la Federazione Italiana del Cuoche, di cui io ci tengo tantissimo alla federazione, dove lui con tanta umiltà, con tanto un buon lavoro che ha fatto, è arrivato al vicariato. Non ha voluto la presidenza perché non voleva stare fuori da casa sua, dalla Sicilia, e ha rifiutato la presidenza a suo tempo perché voleva fare il presidente in Sicilia, e difatti lui, buonanima, quando se n'è andato era presidente regionale. Fianco a fianco con il maestro Schifano, soprattutto per quanto riguarda i suoi scritti e anche la sua battaglia per istituire proprio il giorno del santo patrono dei cuochi. Sì, che è San Francesco Caracciolo, fondatore dei Caracciolini. E diciamo che la festa del Santo Patrono consente ai cuochi di avere un giorno di libertà pagata, giorno di vacanza pagato, ma dà identità a tutta la categoria. Naturalmente parliamo dei cuochi cattolici, quelli che essenzialmente si appoggiano alla FIC, Federazione Italiana Cuochi, di cui Totò Schifano è stato vicepresidente con funzione vicaria, cioè praticamente uno dei massimi dirigenti a livello nazionale. Un ex alunno di Totò Schifano che ha calcato le sue orme. Assolutamente sì, Totò Schifano ha avuto la
il grande pregio di essere un seminatore, un archeologo dell'anima, cioè lui praticamente ha piantato, come se fosse stato un contadino qua a Favara, ha piantato dei semi e questi semi poi sono cresciuti e queste persone, semi che sono diventati frutto, sono andati in giro per il mondo a portare a testa alta la gastronomia siciliana. Quindi noi con Totò veramente abbiamo lavorato assieme, nel senso che io ho lavorato per lui per 5 anni in Toscana, in un grande albergo, e quindi oggi racconto quello che da piccolo provavo con un grande chef che incuteva timore, ma allo stesso tempo rispetto. Quindi sarà l'occasione per ritrovare tutti i colleghi di Favara, ma anche per fare per raccontare un poco come funzionavano le brigate 30 anni fa.